Bentornati, ben ritrovati amici del Gusto Relativo. Siamo ancora al Vinitaly 2016, siamo in compagnia di Alberto Serena, non volevo sbagliare, titolare della Montelvini. Alberto, raccontaci in breve qualcosina della tua azienda, di quello che è, di quella che è la tua idea di fare vino e di quello che è il tuo, la tua passione più che altro nel fare vino e nel produrre e anche degustare soprattutto. Prego. Beh, noi siamo un'azienda storica esistente dal 1881. Siamo situati nella zona dell'Asolo di OCG, che è la zona di produzione del prosecco più piccola. Tutti i produttori insieme fanno 5 milioni di bottiglie. Se pensiamo alla totalità del prosecco, è la zona più esclusiva. Oggi presentiamo due vini particolari, sempre che esprimono il territorio di Asolo. Abbiamo un Asolo Extra Dry e un Asolo Extra Brut, quindi due tipologie molto diverse, però rappresentano bene il nostro modo di produrre vino, di spumantizzare, ovviamente zona di bollicine, e quindi cerchiamo di valorizzarle il più possibile. Diciamo che per i meno avvezzi al mondo del vino, diciamo che le classificazioni brut, extra dry, demi sec, pas dosé fanno riferimento al residuo zuccherino. Quindi nel primo dicevamo è un extra. Questo è un extra brut, è un extra brut, questo è un extra dry. È un extra brut, ha un residuo zuccherino pari a 5 grammi zucchero. L'Asolo sempre, come caratteristica, è l'unico prosecco che può avere l'extra brut. Bene. Quindi assolutamente secco, assolutamente fine come caratteristica. Qui andiamo sulla tipologia più classica di bere il prosecco, quindi più avvolgente in bocca. Residuo zuccherino qui? 15 grammi di zucchero. Beh, 15 grammi. Quindi abbiamo capito che ovviamente il residuo zuccherino identifica ovviamente la classificazione da questo degli spumanti. Possiamo, credo, iniziare, a meno che tu non voglia, diciamo, raccontarci qualche altra piccola cosa dell'azienda. Ah, magari le raccontiamo durante la degustazione. Bene, allora iniziamo sicuramente a degustare. Stiamo degustando l'extra brut. Se l'extra brut, iniziamo da questo perché ha una caratteristica più esile, però allo stesso tempo di eleganza. Un metodo Martinotti lungo, quindi significa una presa di spuma di 60 giorni, che per un prosecco è molto lunga, in cui cerchiamo di esaltare le note fruttate di questo vino. La finezza della bollicina, la persistenza in bocca, la freschezza e poi questa caratteristica fruttata che abbiamo riscontrato assaggiando. Infatti assaggiandolo, degustandolo 5 minuti fa riscontravamo proprio questa caratteristica fruttata che richiamava ad una mela piuttosto che una mela verde. Si era detto insieme una mela Fuji che, diciamo, presenta quella dolcezza, quella punta di dolcezza in più rispetto alla mela verde. Direi una bollicina quasi evanescente per un'analisi visiva, ma che in bocca si presenta sicuramente fine, molto fine. Ed è sicuramente un prosecco che non è solito, ecco, assaggiare nel. Infatti è proprio una novità del Vinitaly, è la prima volta che viene presentato l'extra brut. Dicevo, più che altro non è solito perché pensando al Veneto, pensando al prosecco, si pensa sempre alla DOCG di Valdo Biadene, che sgomita tra tutte le altre, ed è al prosecco Asolo invece si pensa un po' di meno, diciamo. Sì, anche se come zona di produzione ha molta più storia Asolo, perché era qui si produceva il vino già nel Medioevo. È chiaro che Valdo Biadene poi ha fatto conoscere il prosecco nel mondo, però è una produzione più recente. Bene, iniziamo a degustare il secondo. Qui
siamo in presenza invece di un asolo sempre extra dry, quindi più avvolgente in bocca, più ruffiano tra virgolette, nel senso cioè comunque di esaltare al meglio le note del prosecco, di fragranza, di aromaticità e sì, sempre nella sua espressione di extra dry, quindi più alto di zucchero. Certo, sicuramente qui siamo in presenza di un vino, un prosecco nello specifico, meno intenso dal punto di vista dei profumi, dal punto di vista diciamo di un'analisi olfattiva, diciamo così, ma sicuramente una maggiore morbidezza, una maggiore diciamo rotondità, soprattutto dovuta al fatto del residuo zuccherino più elevato rispetto al precedente in bocca, che garantisce quella piacevolezza in più tipica di un extra dry o di un dry in generale. Sì, anche perché sempre come caratteristica l'estratto secco molto alto, quindi il fatto di avere intrinsecamente un corpo notevole, certo. Lo zucchero bilancia da questo punto di vista il corpo. Certo, va bene, ti ringraziamo, un saluto, grazie per l'ospitalità, come sempre viva il vino!